La Gioiese supera indenne la trasferta di Scalea, squadra terza in classifica, e rimane con 8 punti di vantaggio sulla seconda, che oggi diventa la Promosport, una Promosport che vince la sua partita casalinga contro l'Isola per 2-0 e che quindi tiene lontano appunto l'Isola dalle zone play-off e si mette appunto nelle condizioni di poter lottare per la posizione migliore in vista dei play-off finali. Siamo a 5 giornate dalla fine e, come dicevamo, la Gioiese con 8 punti di vantaggio può stare abbastanza serena, anche perché adesso, avendo superato questo ostacolo, può guardare al futuro con impegni più abbordabili, anche se, come sappiamo, nel calcio di abbordabile c'è ben poco domenica per domenica. Perdono invece tutte le inseguitrici, il Brancaleone, la Reggio Mediterranea e la stessa Isola Capoli del Sud. Come dicevamo, il Brancaleone perde nell'anticipo di sabato contro il Gallico Catona, l'Isola abbiamo visto come ha perso con la Promosport, la Reggio Mediterranea perde a Sersale per 2-0, un Sersale che ha urgente bisogno di punti e che cerca di togliersi dalla secche dei play-out, dove vanno bene quasi tutte, vince, come abbiamo detto, il Bocale, vince il Gallico Catone, vince anche il Sersale. Quindi invece quelle che vanno male sono Rende e Città di Acre, ormai crediamo condannato, perché avendo 13 punti di distacco dal penultimo posto a 5 giornate dalla fine sarebbe impensabile poter recuperare questo punticino. Non si è disputata, anzi è stata sospesa, la partita tra Gioiosa Ionica e Paolana, erano sull'1-1 per l'impraticabilità del campo. Sappiamo che in questo fine settimana c'è stato un po' di maltempo in tutta la Calabria e quindi diverse partite alla fine sono state rinviate o sospese.